Venezia che al 50° del secondo tempo raggiunge la parità con lo Stilo Monasterace, che era andato in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo. Una partita tirata per i capelli, e grazie anche a Marcello Perciamontani, che ha avuto il merito di mettere dentro il primo gol al 39° del secondo tempo. Prima di tutto vogliamo sapere, Marcello, come stai, visto che ultimamente hai avuto dei problemi. Sì, ho passato il mese di ottobre un po' così, tra infortuni, febbre, però ora sto bene, ho recuperato e mi sento al 100%. Era importante fare risultato oggi, dopo questa partita un po' complicata siamo riusciti a pareggiare all'ultimo. Senti, un primo tempo diciamo brutto da parte della Vicolanese, con lo Stilo che ha giocato bene, abbiamo approcciato male la partita? Questo è un campionato difficile, tutte le squadre sono attrezzate, sono organizzate, quindi noi dobbiamo scendere in campo sempre concentrati al 100% e dare il massimo ed essere cattivi. Senti, all'inizio del secondo tempo tu eri ancora in panchina, c'è stato un incrocio dei pali che la Vigor è riuscita a colpire, quella conclusione poteva cambiare il corso del secondo tempo? Sicuramente, abbiamo avuto un bel po' di occasioni, l'incrocio di Curcio magari se entrava, secondo me la partita potevamo anche vincerla, però va bene così, ci accontentiamo, è stata una partita complicata e siamo riusciti a portare un punto. Senti, ci racconti l'azione del gol con quel lancio sulla sinistra, sei stato bravo a entrare in area e poi superare il portiere in uscita, no? È stata una bella azione, sì, diciamo che me lo sono un po' immaginato prima, poi la palla è entrata, quindi questo era l'importante. Anche il gol finale segnato da Mascaro, una palla che sembrava non voler entrare, no? C'è stato un batti e ribatti, poi è arrivato Mascaro a buttarla dentro. Siete buttate anima e corpo su quel pallone tutti quanti. Sì, l'avevo chiamato ad Angelo a Catania, la spizzata di testa, sono andato sul taglio e ho calciato di sinistro, e non so se è stato il portiere o un difensore a rimpallare il tiro, e poi è stato bravo Mascaro a mettere la palla dentro. Senti, raggiungere un pareggio così dopo essere stati sotto 2-0 dà tantissimo morale in vista della prossima partita in trasferta, che è molto difficile. Questo ci deve fare capire che siamo una grande squadra, che non molliamo mai, e solo così si può vincere il campionato.